Stavamo giocando nel server quando abbiamo visto questo. Oh mio dio, Ryder? Ryder, c'è la Serbian Dancing Lady, credo che sia quella. È tipo una nonna che fa molto male perché praticamente quando balla lei potrebbe ucciderti, no? E qua lei adesso potrebbe effettivamente ucciderci, quindi dobbiamo stare super attenti e dobbiamo prepararci immediatamente. Allora, quello che abbiamo... Ah! Oh mio dio, Ryder! Oh mio dio, ok, siamo vivi. Siamo vivi, ok. Ma che caspita? Questa è tipo, oh mio Dio, questa è una chiave per aprire quella porta. Ma che caspita è successo? Come ci siamo tippati qua, scusami. Cioè, nel senso, non ci siamo tippati, siamo caduti. Cosa è successo? Qua da quando? Non mi ricordavo che sotto la nostra casa ci fossero tutte queste cose. Andiamo prima che sia troppo tardi e prima che arrivi la nonna pazza. Anzi, chiudiamoci anche dentro. Allora, questi sono degli enigmi. Quindi immagino che dobbiamo farci tipo queste strade qua. Esatto. Queste cose indicano di solito, diciamo, dei... Oh, qua c'è anche un barile. Queste cose, dicevo, indicano appunto questi blocchi invisibili che non ci fanno morire. Se no, se cadiamo qua, ovviamente moriamo. Dov'è la leva? Eccola qua. Perfetto, la mettiamo qua. Ok, perfetto, ci sta, che figo. Questo coso, però, devo dire che è molto divertente da fare, ma allo stesso tempo inquietante perché... Non me l'aspettavo. Allora, 2 più 2 fa 6 o 4 secondo te? Secondo me fa 4. Quindi prendiamo questo. Esatto, mi ha dato la leva. Perfettamente. Ok, questo è un parkour. Mannaggia, io con i parkour rider non ci sono proprio per niente. Però... No, non è difficile, devo dirti. Quindi posso anche farcela molto bene. Ok, devo mettere la leva qui però. Perché se no poi dopo magari mi scordo. Ok, perfetto. Bene, vieni, ce la fai. Ok, bravo. Livello finale c'è scritto addirittura qua. Ok, quindi tecnicamente qui dovrebbe esserci la fine. Che cosa ci sarà alla fine? Non ne ho la più pallida idea. Qua noi adesso avremo un sacco di casino perché questi cosi sono dei casino assurdo. Quindi andiamo avanti. Però la leva, scusami, dov'è? Ah, è qua dietro. Ok, perfetto. Aspetta, fammi prendere. Aia! Ok. Andiamo qua, mettiamo la leva qua. Ok, vediamo cosa si trova qua. Un attimo, ho visto qualcosa di strano. Ok, questi sono dei blocchi colorati, però fanno anche le particelle di un portale, quindi secondo me potrebbe benissimo essere un portale, dove se ci entriamo, moriamo, probabilmente. Che cosa ci sarà qui dentro? No, cosa? Cosa? Ho paura? Non riesco ad entrare. Ma come, Ryder, dai! No. Va bene, non entrare, tranquillo, capisco. Entrerò io però perché voglio capire il mistero della Serbian Dancing Lady e quindi mi dispiace, devo entrare, quindi se tu sei così fifone... Così cercavo di capire dove fossi finito. Che caspita di dimensione era questa? Pensavo sarà per forza la dimensione della Serbian Dancing Lady. E sto vedendo qualcuno in lontananza, raga. C'è la Lady che sta... Non capisco nemmeno cosa stia facendo. Sta guardando... Ha una staffa in mano, raga. E poi perché... Oh mio Dio, perché mi sta seguendo con lo sguardo? Oh! Ok, mi fa paura, quindi andiamocene via immediatamente. Cos'è sta roba? Perché ci sono le mie teste? Che caspita è questa cosa? Ok, non voglio sapere, per favore. Non voglio assolutamente sapere. Ok, dietro non c'è però, spero. No, ok, perfetto, bene. Oh mio Dio! No, 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 no,
questo? Cos'è stato? Questa una volta era casa mia. Ai, ma per favore, ci avevo messo così tanto per costruirla, era così carina. Cosa c'è scritto qua? Vattene oppure Mano penserà a mandarti via. E poi qua c'è scritto controlla 85. Vabbè, insomma, quella roba là. Magari ci vado adesso. E poi qua c'è un ascensore. Vabbè, allora prima andiamo di là. Ok, è qua. E qua effettivamente c'è un ascensore. Il che mi preoccupa, vediamo. E ci sono dei fiori per terra. E qua c'è scritto sono Mano. Mercoledì mi sta tenendo prigioniero. Cosa? Per capirci qualcosa ritorna dove è esplosa casa tua. Trova l'ascensore, fai in fretta. Beh, l'ascensore non è difficile trovarlo. Eccolo, vedete, l'ho trovato. Ok, questa è una mineshaft. Però mi sembra una mineshaft anche questa modificata, perché qua ci sono dei blocchi che io non conosco. Che scusate un attimo, voglio vedere che caspita è. Questa è una stone lamp, cioè una lampada di pietra, che tecnicamente non c'è nel mondo di Minecraft normalmente. Però vedo che qua c'è un pulsante. Quando si premono i pulsanti dovete sapere che è sempre una pessima idea. Non fatelo se non conoscete qual è il pulsante, ovviamente.
Però io dovrò farlo, perché sennò questo video non va avanti. Quindi ho sentito qualcosina. Scusate, questo è il filtro strano. Ah, avete capito? Si è aperto questo posto. No, che figata. Ma dà fastidio il filtro che ho messo, scusatemi, perché non vorrei che desse fastidio. Allora, ho trovato queste trap. Cioè, ho messo queste trapdoor adesso, tecnicamente, se faccio così. Ok, perfetto. Posso entrare qua. Solo che io ho un po' di pauretta, eh. Ok. Allora, andiamo avanti. E qua c'è un ascensore e un altro, raga. Boh, saliamo, raga, vediamo che cosa c'è. No, no, mercoledì, no, mercoledì, mercoledì. Ehi, 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 no, mercoledì, ferma, ferma. Allora, io capisco che tu sia arrabbiata. Mannaggia. No. Vai via, non puoi venire qua. Allora, mercoledì, calma gli spiriti. Ho capito che sei arrabbiata per un qualche motivo, ma non uccidermi, per favore. Qua non ci ritornerò mai più. Beh, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Io adesso sono curioso di sapere che caspita c'è scritto in quei cartelli, perché vedo dei cartelli davanti. Ed è abbastanza difficile, perché io con il parkour non sono molto bravo, anche perché qua se cado ci muoio sicuramente. Ora sei bloccato qui per sempre. Sei obbligato a andare via da qui. No, cioè, non sono bloccato qui per sempre, come ben vedete. Mercoledì, ti sei un attimo sbagliata. Come diavolo avevo fatto a non vedere queste cose prima? Beh, in questo modo ci sono più misteri del dovuto. Scrivetemi se vogliamo continuare con il segreto di mercoledì e della sua stupidaggine, evidentemente, perché scusami, ma, cioè, potevo scendere. Boxy Boo è il nuovo paurosissimo mostro proveniente da Project Playtime. Oggi è nel nostro mondo di Minecraft e noi gli daremo la caccia. Ma dobbiamo stare attenti, perché se morde anche solo una volta, uccide. Nemmeno faccio in tempo a prendere la cassa bonus e sento un rumore molto brutto. Ho sentito qualcosa io. Pensavo, sarà Boxy? Si sta già facendo vedere? Mentre cerco una caverna, volevo dirvi che chiaramente è uscito il nuovo gioco, Project Playtime. E all'interno di questo gioco c'è Boxy Boo. Boxy Boo c'è in questo mondo. Prendo un po' di legno, molto carbone e ferro. E dentro la caverna nella quale stavo scavando, trovo un qualcosa. Credo di averlo trovato. Ne sono abbastanza certo. Ma forse non fa niente. Forse non è proprio lui. Cioè, nel senso, forse si deve discatolare. Non lo so. Perché tecnicamente questa cosa penso proprio sia Boxy Boo di Project Playtime. Soprattutto un indizio è questa redstone, che appunto tecnicamente è una redstone che io direi di prendere. Però sta a simboleggiare un po' il ketchup. Capite a me? Cioè, nel senso, non posso propriamente dirlo, meglio non dirlo per YouTube, però il ketchup. Io direi però di far così. Questa qua la chiudiamo. Ok, perfetto, tecnicamente è chiusa, non può uscire. Ah, però è notte. Strana quella scatola, ma lì per lì non ci ho dato molto peso. Così decido che l'unica cosa da fare è trovare un villaggio. Di solito le cose strane succedono lì. Pensavo che abbiamo bisogno di un villaggio. Allora, io di solito non gioco sulla Bedrock Edition, questa è la Bedrock. Ma lì, cioè, sono normali quegli alberi bianchi, scusatemi. Oh, in realtà qui nevica. È qui che vedo per la prima volta, nella sua forma più cattiva, Boxy Boo. Oh mio Dio, l'ho trovato! Vedete, è proprio lui, c'ha proprio quella scatolina. Ma che schifo è! No, 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 no. Vai via. No. Cosa vuole fare? Sono morto! No, 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 mi stai inseguendo. Devo andarmene in casa. Lì ci sono i miei oggetti lì fuori, però ci sono anche gli scheletri. Questo è il problema, capite? Ma lui mi uccide in un colpo, in un colpo. No, 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 no. Grazie. Ridatemi tutto, per favore. No, per favore. C'è proprio lui, c'è proprio il signorino. Brutto, brutto, brutto. Ok, ciao, sono qua dentro, non mi succederà assolutamente niente se sono all'interno di una casa così confortevole come quella del villager. Signore, può spostarsi? Si devo dormire. Non posso dormire perché sono i mostri. Ho tantissimo pane ora perché ho trasformato quelle balle di fieno in
cibo. Io direi di farmi tipo un'armatura. Così. So che non è completa, ma almeno è meglio di niente. E sta ancora qua. Ma che cosa vuole da me, da questo villaggio, soprattutto? Perché era spawnato nel villaggio, questo è il problema. Oh mio Dio, mi sta facendo gli agguati. Brutto, brutto, brutto. Ma vedete che qua effettivamente c'è della redstone per terra. Ok, qua posso dormire. Perfetto. Dormo. Allora. Così almeno magari lui brucia durante il giorno. Forse. Ok, lui non brucia durante il giorno, però gli scheletri, gli zombie sì, quindi almeno un problema in meno ce l'abbiamo. Ciao, che fai? Mi sembri fermo. Come mai sei fermo? Ah, perfetto, l'ho potuto colpire, avevo visto. No! Ok, però rispondono qua perché per fortuna avevo dormito. Ok, lui se ne sta andando però, vedo. Io me ne devo andare da questo villaggio. Scrivetemi nei commenti se dobbiamo continuare ad indagare il segreto. Iscriviti al canale, grazie, sei il migliore.